benvenuti per questa nuova mini sequenza. Portiamo la gamba a sinistra, distesa in avanti, il piede a martello. Afferriamo la caviglia destra con la mano destra e portiamo il tallone verso il gluteo, creando una bella apertura tra le due ginocchia. Lasciamo andare la mano sinistra all'interno della gamba sinistra, rilassiamo collo e testa e apriamo bene la spalla destra verso l'alto e indietro. Respira profondamente, senti il costato che si allunga, attiva bene il piede sinistro. Espira. E ad ogni espiro senti il collo e testa che si rilassano completamente. Da qui porta il braccio destro verso l'alto, il collo e la testa rimangono rilassati, il braccio spinge indietro, apri bene il petto verso l'alto, la mano destra è attiva, con le dita bene aperte, rilassa collo e testa, respiri profondi, respiri ujjayi. Ed espirando lentamente, lascia andare tutte e due le mani a terra ai lati della gamba sinistra. Ti allini, ti allunghi in direzione della gamba ed espirando, rilassa completamente ancora una volta, collo e testa. Ad ogni ispirazione senti il costato che si allunga, ad ogni espiro senti che puoi lasciare andare le tensioni e tutto quello che non serve. Con l'aiuto delle mani lentamente vai a risollevare il busto. Porta una mano sotto la fronte, risolleva la testa e cambiamo lato. Distendiamo questa volta la gamba destra in avanti, piede a martello con le dita bene aperte, piede attivo, tallone sinistro verso il gluteo sinistro. Mano destra all'interno della gamba destra, rilassa collo e testa, apri la spalla sinistra, indietro verso l'alto. Ad ogni inspiro senti il costato che si allunga, ad ogni espiro lascia andare un pochino di più le tensioni dalla zona del collo, respiri profondi, respiri ujjayi. Solleva ora il braccio sinistro verso l'alto e vai ad aprire bene il petto verso il soffitto, apri bene, respira. E continua a mantenere collo e testa completamente rilassati. Espirando, lascia andare tutte e due le mani a terra ai lati della gamba destra. Ti allini, ti allunghi e vai a rilassare completamente il collo e la testa. Attiva bene il piede destro. Allunga la colonna ad ogni inspiro, allunga il costato e ad ogni espiro rilassa un pochino meno le spalle. Con l'aiuto delle mani lentamente ti risollevi una mano sotto la fronte, risollevi la testa ed espirando lentamente vai a sciogliere. Ti porti sulla schiena, piedi paralleli tra di loro, braccia distese lungo il corpo con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, rilassa bene le spalle e il collo, attiva il coccige e una vertebra alla volta, vai a sollevare la schiena verso l'alto, respira profondamente, attiva i piedi, senti le piante dei piedi che spingono verso la terra, le dita dei piedi vogliono sollevarsi, aprirsi al massimo. Respira profondamente, ad ogni inspirazione senti il bacino che sale verso l'alto, il torace si espande, respira. Ancora due respiri. L'ultimo. Ed espirando una vertebra alla volta, mantenendo il coccige attivo, vai a riportare la schiena verso terra. Il coccige è l'ultimo che tocca il pavimento. Da qui ti lasci andare sul fianco sinistro e mantenendo collo e testa completamente rilassati, vai a risollevarti. Porta la mano sinistra sotto la guancia.
risolleva la testa e ti porti in ginocchio. Ci prepariamo per la posizione del delfino, andiamo ad afferrare i bicipiti opposti con le mani. Portiamo gli avambracci a terra, palmi delle mani a terra. Se hai problemi alla schiena o alle spalle, unisci i palmi delle mani, altrimenti rimani con i palmi delle mani ben ancorati alla terra. Rilassa completamente collo e testa, avvolgi le ascelle con le spalle, punta i piedi, attiva l'addome e solleva i glutei verso l'alto. I talloni vogliono andare verso la terra. La parte alta della schiena spinge in avanti, l'addome è attivo, le gambe sono attive. Respira, senti la cassa toracica che si allunga verso l'alto, il torace si allontana dalle spalle. Spingi bene sugli avambracci, respiri profondi, respiri ujjayi. Senti come vai a sbloccare la parte alta della schiena, la zona del cuore, del torace. Ancora un respiro e da qui lentamente porta le ginocchia a terra, palmi delle mani a terra, posizione del cane che guarda giù, talloni a terra, con le spalle avvolgi le ascelle, piedi attivi, addome attivo, un ombelico che sale verso la colonna, respira profondamente. Il collo e la testa sono morbidi, rilassati completamente. E da qui piccoli passi fino a portarci all'inizio del tappetino. Inspira, allunga la colonna. Espira, addome verso le cosce, viso verso le tibie, palmi delle mani a terra. Rilassa collo e testa. E lentamente, attivando l'addome, una vertebra alla volta, con il coccige attivo, vai a srotolare la colonna verso l'alto. Andiamo ad attivare bene i piedi e spingiamo bene il coccige in dentro e verso il basso, in avanti e verso il basso. Le spalle si aprono, i palmi delle mani sono rivolti verso le gambe, le mani sono attive con le dita bene aperte. Cerca di non dimenticare mai le dita delle tue mani. L'ombelico spinge verso la colonna, l'addome è attivo. Respiro ujjayi. Inspira, espira, unisci i palmi delle mani al centro del cuore. Inspira, ti allunghi verso l'alto. Espira, vai ad inchinarti, addome verso le cosce, mani e lati dei piedi. Gamba destra dietro, ginocchio, dorso del piede a terra. Allunga le braccia verso l'alto, lunge, le spalle avvolgono le ascelle, il coccige spinge in avanti e verso il basso, il costato si allunga verso l'alto, tengo la posizione, respiro profondamente, respiri ujjayi, senti come vai a radicarti verso la terra, ma allo stesso tempo percepisci l'allungamento verso l'alto, mani al pavimento, porta dietro la gamba a sinistra, panca, stringi bene le caviglie tra di loro, spalle sopra i polsi ed espirando mantenendo il coccige attivo, ginocchia a terra, resto del corpo a terra, mani sotto le spalle e ti sollevi nel cobra. Collo e testa morbidi, rilassati, non portare indietro la testa. Senti il petto che spinge in avanti, il coccige indietro, chiudi i gomiti verso il busto ed espirando lentamente scendi, punta i piedi. Cane che guarda giù. Piede sinistro tra le mani, ginocchio destro, dorso del piede destro a terra e di nuovo lunge, allungati bene. Mani attive, piede attivo, affonda con il bacino al massimo delle tue possibilità, allunga bene la colonna, senti il costato che va verso l'alto e da qui mani al pavimento, piede destro accanto al piede sinistro. Addome verso le cosce e lentamente attivando il coccige ti sollevi verso l'alto, ti allunghi, espira, mani al cuore e sciogli. Piega le ginocchia, glutei bassi, braccia verso l'alto, avvolgi le ascelle con le spalle, mani attive, piedi attivi, espira, mani ai lati dei piedi, viso verso le gambe. Inspira, allunga la colonna, collo e testa morbidi, piede destro, piede sinistro indietro e scendi in chaturanga. Se è troppo intenso chaturanga,
Poggia prima le ginocchia, gomiti vicino al busto, scendi e da qui ti sollevi nel cobra o nel cane che guarda su, mantenendo sempre collo e testa morbidi, apri bene le spalle, ruota sui piedi, cane che guarda giù. Portiamo il piede sinistro avanti, piede destro a terra di taglio, giro dall'altro lato. Da qui portiamo l'avambraccio sinistro sulla coscia sinistra. Il palmo della mano sinistra è attivo con le dita bene aperte. Rilassiamo completamente collo e testa. La mano destra va sul sacro o nell'interno coscia sinistro. Apro bene la spalla destra e tengo la posizione. Respiri profondi. Respiri ujjayi, continua a mantenere il coccige attivo, quindi spinto in avanti, non lasciare andare i glutei in fuori, allunga il costato, crea spazio nel tuo costato e mantieni collo e testa morbidi. Ancora un respiro e da qui lentamente sciogli la posizione. Portiamo la mano destra sul fianco destro, sguardo al pavimento. Mano sinistra più avanti ed esterna rispetto al piede sinistro. Se fai fatica a mantenere il palmo della mano a terra, utilizza un mattoncino. Ti appoggi con la mano sul mattoncino. Da qui andiamo a sollevare la gamba destra verso l'alto. Piede attivo, piede a martello, dita del piede bene aperte. Apri bene la spalla, l'anca e rilassa collo e testa. E da qui distendi il braccio destro verso l'alto. Tieni la posizione, respiri profondi, respiri ujjayi. Espirando, lascia andare tutte e due le mani a terra, ai lati del piede sinistro. Crea spazio e vuoi andare a chiudere portando l'addome verso la coscia sinistra. La gamba destra si allunga verso l'alto, i gomiti si chiudono verso la gamba. Tieni la posizione, respira. Espirando, piede destro a terra di taglio. Di nuovo, ti sollevi nel guerriero 2. Lascia andare le mani al pavimento, porta dietro la gamba a sinistra, cane che guarda giù. E da qui lasciamo andare le ginocchia mantenendo il coccige attivo, l'addome, il petto, la fronte a terra. Portiamo le braccia dietro la schiena, intrecciamo le dita delle mani, pressiamo bene i palmi ed inspirando stringiamo bene le caviglie e solleviamo tutto il nostro corpo verso l'alto. Collo e testa morbidi, rilassati, le mani, le braccia si allontanano dai glutei, dalle gambe, dalla schiena. Tieni la posizione, inspira ancora un respiro lungo, lento e profondo ed espirando lentamente sciogli. Mani sotto le spalle, punta i piedi, cane che guarda giù. Portiamo il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio. Guerriero 2. Spalle lontane dalle orecchie, da qui lasciamo andare l'avambraccio destro sulla coscia destra, palmo della mano rivolto verso l'alto, rilasso collo testa e lascio andare la mano sinistra sul sacro o nell'interno coscia destro. Se è troppo arrivare all'interno coscia, fermati sul sacro e se anche sul sacro fai fatica, vai ad agganciare l'elastico dei tuoi pantaloni e resta lì. Senti la spalla sinistra che si apre bene verso l'alto e indietro. Rilassa collo e testa, attiva il piede destro, respira, respira profondamente. E da qui portiamo la mano sinistra sul fianco sinistro. Portiamo la mano destra più avanti ed esterna rispetto al piede destro e andiamo a sollevare la gamba sinistra verso l'alto. Rilassiamo collo e testa, apriamo bene l'anca sinistra e la spalla sinistra verso l'alto e lasciamo andare il braccio sinistro verso l'alto. Apri bene, piede sinistro attivo a martello, le dita del piede vogliono andare verso il soffitto, respira. Immagina di appoggiare tutto il retro del tuo corpo a una parete immaginaria. Respiri profondi
ancora uno. Ed espirando, tutte e due le mani a terra, ai lati del piede destro. Crea spazio, vertical split, porta il viso in direzione della gamba. La gamba sinistra si allunga verso l'alto, i gomiti vogliono stringersi ai lati della gamba, tieni la posizione, respira. Lasciamo andare il piede sinistro a terra di taglio, portiamo dietro anche il piede destro, cane che guarda giù, e da qui ginocchia a terra, attiva il coccige e lentamente scendi. Porta le braccia dietro la schiena, intrecciali tra le mani, pressa bene le caviglie tra di loro, e di nuovo barca, solleva bene tutto, collo, testa morbidi, tieni la posizione, respira, allontana bene le braccia dai glutei, dalle gambe, apri le spalle, il petto spinge in avanti, respira ed espirando lentamente sciogli. Porta le mani a terra, punta i piedi, cane che guarda giù. Piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra e di nuovo lancia. Avvolgi le ascelle con le spalle, mani attive, allontana le spalle dalle orecchie, respira. Mani al pavimento, piede sinistro accanto al piede destro, addome verso le cosce e da qui piega le ginocchia. Glutei bassi, braccia verso l'alto, sedia, espira, sciogli completamente. Andiamo ora a sdraiarci lentamente, allarghiamo le gambe più o meno come il tappetino, punte dei piedi rivolte verso l'esterno, palmi delle mani rivolti verso l'alto, occhi chiusi. Viso rilassato, Shavasana. Porta la tua consapevolezza al respiro che nutre il tuo corpo e che va a creare spazio all'interno. Respiro profondo, guida il tuo respiro nel punto dove senti di averne più bisogno. Sei nel qui ed ora, non pensare quello che hai fatto prima, quello che farai più tardi. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando lentamente muovi le dita dei piedi, delle mani, ruota le caviglie, i polsi, la testa da un lato e dall'altro. La riporti al centro ed inspirando unisci le gambe, porta le braccia oltre la testa, tira bene tutto il tuo corpo ed espirando rilassa, porta le ginocchia al petto, le abbracci, ti lasci cadere sul fianco sinistro e mantenendo collo e testa completamente rilassati vai a risollevarti, porta la mano sinistra sotto la guancia sinistra, risollevi la testa e ti porti a sedere. A gambe incrociate, con la schiena dritta, i palmi delle mani uniti al centro del petto. Fai un'inspirazione profonda ed espirando percepisci lo spazio che hai creato. Fai un'inspirazione profonda ed espirando lascia andare le tensioni mentali. Fai ancora un'inspirazione profonda ed espirando, porta il tuo respiro nel punto speciale del tuo corpo in cui senti di avere più bisogno che questo respiro arrivi. Namaste.